È commosso il generale Dario Ranieri nel suo discorso di commiato al comando della Brigata Alpina Taurinense. Ricorda le operazioni svolte in Afghanistan, i militari caduti per portare la pace nel mondo e soprattutto ringrazia sua moglie e sua figlia che si spostano per l'Italia insieme a lui e lo aspettano mentre è lontano. In questo contesto di forte emozione è avvenuto dopo 2 anni il passaggio di consegne con il generale Massimo Panizzi, 43° comandante della Brigata Alpina Taurinense, che da oggi prende il suo posto. Tra le sfide più importanti che Panizzi dovrà affrontare, non solo lo spettro di una nuova missione all'estero, magari nella lontana Siria, ma anche la ben più vicina lotta alla spending review, che si manifesta subito anche per l'esercito, nella sua incombenza, a partire dalla sobria, sobrissima cerimonia di avvicendamento tra i due generali. Generale, qual è lo spirito con cui arriva, torna anzi a Torino, dove tra l'altro ha anche studiato? Qual è lo spirito con cui torna in città? Come dicevo nel mio discorso, è entusiasmo. Molto entusiasmo e anche l'orgoglio di entrare a far parte come comandante di un'unità che è fondamentale per l'esercito italiano ed è veramente un patrimonio della nazione. Anche nel suo discorso ha parlato di una sorta di spending review che anche l'esercito dovrà fronteggiare. Cosa l'aspetta? Ma certo, sì, anche noi siamo parte del sistema paese e quindi in epoche di risorse limitate cerchiamo di risparmiare il più possibile per dedicare i nostri sforzi principali all'addestramento. Quali sono i prossimi impegni della Brigata Alpina Taurinense? Ma come è stato detto, ci sono impegni sul teatro, diciamo in patria, soprattutto dedicato a strade sicure, che è un impegno importante. E poi stiamo soprattutto insieme ai colleghi della brigata da montagna francese cercando di costituire questo comando di brigata binazionale in prospettive di impiego futuro.